Ciao, sono Filadelfo Cast e ti do il benvenuto in questo video nel quale ti parlerò di come incrementare quantitativamente e qualitativamente la tua attività di insegnante di musica o di vocal coach. Se sei un musicista o un cantante, sicuramente avrai pensato o stai già facendo attività didattica, quindi lezioni, sia privatamente che presso una struttura. Sicuramente il mercato delle lezioni è una delle cose più facilmente monetizzabili e concretizzabili per un artista, quindi è un mercato facile, intelligibile, fatto di tanti piccoli clienti e quindi sicuramente è un mercato più facile per iniziare a vivere di musica rispetto a fare il turnista, fare il produttore, fare l'artista, fare cose che sono sicuramente più complicate. Però è un mercato saturo, quindi devi sapere alcune cose per poterti interfacciare con questo mercato nella maniera corretta. Primo, studia, sembra scontato ma non lo è. Per fare lezione a qualcun altro, soprattutto di musica o di strumento che è una disciplina, non solo una materia, devi avere a tua volta studiato con dei numeri 1. Quindi devi fare un percorso accademico. Non basta saper suonare perché hai guardato dei tutorial su YouTube per poter insegnare a un'altra persona. L'insegnamento è una cosa seria. Quindi la tua fase di formazione si deve dividere in almeno 3 fasi differenti. Primo, la fase accademica, nella quale scegli una struttura seria in cui studiare, che può essere un conservatorio, un'accademia di musica, insomma un'istituzione nella quale imparerai non soltanto il tuo strumento, ma imparerai tante altre cose complementari, la teoria, l'armonia, la storia della musica, la musica d'insieme. Questa fase non può durare meno di 3 o di 5 anni. Questo è matematico. La seconda fase è una fase di perfezionamento nella quale tu eleggerai un insegnante che per te è stellare, un musicista che stimi, lo eleggerai come tuo guru, come mentore e cerca di viverlo, di catturare da lui non soltanto le tecniche strumentali, non soltanto le informazioni che ti mancano, ma anche la sua filosofia alla vita, il suo approccio alla vita e quindi di fare in modo di incominciare ad avere una guida nella tua carriera musicale. La terza fase è quella di aggiornamento. Fortunatamente siamo nell'era di internet, è una fase permanente nella quale tu potrai acquistare da tutto il mondo corsi dei migliori insegnanti per tenerti sempre aggiornato e cercare di alzare sempre di più il tuo livello. Secondo consiglio, prepara un programma didattico. Non si improvvisa a lezione. Quando tu hai davanti un allievo devi sapere esattamente che cosa deve fare quel giorno. Come si fa a preparare un programma didattico? Organizza le lezioni in almeno 3 anni composti da 30 lezioni ciascuno. Ogni 10 lezioni metti uno step di verifica nel quale tu verificherai la preparazione del tuo allievo ma anche i tuoi risultati. Quindi se nessun allievo ha raggiunto risultati ogni 10 lezioni, fatti delle domande, devi raddrizzare il tiro, c'è qualcosa che non funziona, se hai degli abbandoni prima delle 10 lezioni c'è qualcosa che non funziona, usalo come strumento per verificare il tuo lavoro, dai questionari, test, raccogli i feedback dei tuoi allievi, cerca di capire realmente se quello che tu stai insegnando viene appreso o meno. Quindi 3 anni, 30 lezioni all'anno, parti così e dopodiché costruisci percorsi sicuramente più lunghi e più compressi. Seconda cosa importantissima, organizza oltre al programma il tuo materiale didattico. Questo vuol dire che ti dovrai dotare di un computer, di tutti i tools informatici, quindi software specifici, magari farò un video apposta, libri, basi, backing tracks, tutto quello che ti serve per fare lezione. Mi raccomando, è il tuo materiale di lavoro, quindi lo devi comprare in originale, ok? Terzo, produci motivazione e risultato. Un buon insegnante deve avere un equilibrio tra questi due punti fermi, motivazione e risultato. Non esiste allievo contento se non ha entrambe le cose. Un buon motivatore che dice dai sei fortissimo, stai andando alla grande, dai quanto sei bravo, però alla fine non produce risultato, quindi l'allievo non impara a suonare, non impara a cantare e quindi abbandona, non va bene. Così come un insegnante bacchettone che produce solo risultato ma senza motivazione e tutti i giorni massacra l'allievo perché è frustrato e non vuole stare attento al suo percorso motivazionale, produrrà semplicemente l'abbandono dell'allievo. Quindi ricordati di produrre contemporaneamente motivazione e risultati. 4. Fai video. Questo è un video, è uno strumento che utilizzo anche io per regalare agli altri gratuitamente informazioni di valore.
Quindi non servono i video in cui suoni, in cui fai vedere quanto sei bravo, in cui canti cose spettacolari. Se uno viene a lezione da te, dà per scontato che tu sia più bravo di lui. Ok, puoi fare un video demo, due video, tre video, però attenzione, i video finalizzati alla vendita di prodotti didattici devono avere un contenuto di valore. La gente deve capire che informazioni possiedi, come le sai spiegare, che taglio dai a queste informazioni. Quale strumento migliore di realizzare dei video? I video sono il tuo strumento principale di promozione della tua attività didattica. Il ritorno dell'investimento dei video è incalcolabile. È chiaro che dovrai impiegare fatica a mettere il tuo tempo nel realizzare i video, ma ti garantisco che il ritorno in termini quantitativi e qualitativi degli allievi è elevatissimo. Anche perché nei video tu puoi escludere o includere le persone che vuoi, far capire qual è il tuo taglio, qual è il tuo livello, se ti rivolge ai principianti, se ti rivolge a un genere specifico, e quindi attrarre a te gli allievi giusti per il tuo modo di lavorare. 5. Pensa ai tuoi allievi come a una comunità. Non pensare ai tuoi allievi come delle singole persone, cerca di creare da subito un concetto di comunità. Quindi fai un gruppo Facebook privato per loro, organizza eventi, portali a concerti di altri, organizza concerti nei quali si possono esibire, insomma cerca di coltivare questa comunità essendo presente costantemente per tutti e non solo per pochi. Gli allievi vogliono attenzione, ma dare attenzione a ognuno è un lavoro enorme, quindi convoglia queste attenzioni dentro una comunità, una community come si dice oggi. Quindi fai il tuo gruppo Facebook nel quale metti i video riassuntivi delle lezioni, gli allievi possono farti delle domande, rispondi collettivamente, si conoscono tra di loro, si scambiano informazioni, vanno a prendersi un caffè, si divertono, e vedrai che la tua comunità cresce e gli allievi rimarranno a lezione per molto molto più tempo di quello che tu ti aspetti. 6. Sii ordinato. Essere ordinati significa preparare molto bene le lezioni, quindi preparare dei PDF, preparare dei video, preparare gli audio, preparare le basi su cui esercitarsi, preparare dei test, tutto il materiale didattico. Questo paga alla lunga, perché se all'inizio ti sembrerà un lavoro enorme, perché tu potresti lavorare tranquillamente fotocopiando qualche manualetto, qualche informazione, riciclando quello che ti hanno dato i tuoi insegnanti, ma questa cosa non si trasformerà mai in un prodotto, mentre essere ordinati ti permetterà di raccogliere il tuo materiale personale che un domani si potrebbe trasformare nel tuo metodo, in un prodotto, in un videocorso, in qualcosa che può servirti per monetizzare la tua attività didattica al di là delle lezioni, quindi di abbattere la leva tempo impiegato guadagno. Quindi sii ordinato. Ultimo punto, pensa all'online. Se ti metti oggi nel mercato delle lezioni, non pensare a essere assunto dalle grandi scuole, a far parte di quel tipo di staff. In questo momento sei all'inizio, sarà molto difficile entrare in quelle strutture, hanno insegnanti di vecchia data, magari anche molto bravi, però magari sono un po' seduti, quindi tu puoi iniziare questo percorso partendo dall'online, facendo appunto video, lavorando molto bene sull'e-learning, creandoti una tua piattaforma di corsi, facendo degli infoprodotto su degli argomenti specifici nei quali spieghi delle tecniche magari molto particolari che nessun altro spiega, e coltiva la tua utenza online. Vedrai che quando sarai cresciuto abbastanza gli altri verranno a cercarti. Spero di esserti stato utile, iscriviti al mio canale YouTube, mi raccomando Filadelfo Castro. Seguimi sui vari social, Facebook, Instagram e quant'altro, perché pubblicherò informazioni un po' diverse, e clicca mi piace sulla mia pagina Facebook. Ti invito a visitare il mio sito www.guitaristito.it e il mio sito personale filadelfocastro.com. Ciao, alla prossima!